Violenza sulla donna, questo è ciò che mi è capitato. Subire violenza. E non parlo solo di quella psichica, ma anche di quella fisica, che ho subito con botte, al punto di ritrovarmi il naso sanguinante, la testa rotta, lividi dappertutto. E alle volte mi ha anche puntato un coltello. Non ho denunciato per anni perché temevo mi fosse fatto altro male. Oggi continueremo a parlare della violenza sulle donne, di chi ha avuto il coraggio di dire basta. Questa è una storia vera, che parte proprio dalla Basilicata e che grazie a chi, insomma, ha subito queste violenze, adesso attraverso dei corsi di artigianato, molte persone sono riuscite, insomma, a beneficiare della forza della protagonista di questa storia, che oggi è Mara Valicenti. Benvenuta. Grazie. Allora Mara, tu purtroppo, ecco, il giorno del tuo 17° compleanno subisci una violenza fisica. Sì. E un abuso da parte dell'uomo che poi diventerà tuo marito per 24 lunghi anni. Sì, è una storia. E in questi 24 lunghi anni purtroppo continuerai a subire delle violenze e oggi hai avuto il coraggio di portare questa storia in televisione con lo scopo di dare forza ad altre donne, insomma, e quindi a farle uscire fuori dal guscio, dalla paura, e quindi a farle reagire. Allora Mara, ci vuoi parlare di questa tua avventura, insomma, disavventura? Ecco, infatti hai detto bene, disavventura. È iniziato, cioè, in primis, la cosa molto più importante di noi donne che subiamo violenza, che iniziamo ad occultare tutto quello che ci viene fatto per paura. E la cosa più brutta è proprio come se dessimo ragione a coloro che ci fanno del male, e non è giusto che venga fatto, cioè, che usiamo un atteggiamento del genere. Scusate, ma sono molto emozionata quando sono situazioni molto forti che si vivono, ed è la prima volta che racconto la mia storia in pubblico. L'ho taciuta per tantissimi anni, infatti per 24 anni. Sono stata abusata, non volevo fare ciò che mi è stato chiesto. E perché le mie intenzioni erano diverse. Avevo il sogno, come tutte le ragazze, di andare a scuola, fare l'università, perché amavo essere architetto nella vita. E tutto questo invece non è stato possibile. Una volta che mi è stato compiuto un atto, in effetti ho detto come se mi avessero strappato via di dosso un abito, e quest'abito era il dono più bello, più prezioso che una bimba può avere alla nascita. E non è giusto che venga tolto da chi in realtà non lo merita. Perché ciò che è prezioso lo si deve donare a chi merita. La mia violenza emotiva, perché poi venivo chiaramente minacciata di non raccontare quello che mi veniva fatto, perché se no mi veniva fatto altro male. In effetti avevo botte, una volta mi arrivò un pugno così talmente forte che ricordo bene, dovetti andare al mare a lavarmi la roba perché ero completamente dissanguata. Mi è stato puntato spesse volte anche il coltello. Sicuramente vi chiedete perché non l'hai denunciato. Per paura e per vergogna. La vergogna di raccontare le mie cose agli altri. Anche perché Mara, tu tra l'altro, ricordiamolo, eri minorenne quando è avvenuto, insomma, questo abuso. Poi sì. Da lì è nato anche il tuo primo bambino, tu sei mamma di 4 splendidi ragazzi, sì. Figli, e quindi in un certo qual modo forse hai voluto anche, un po' l'inesperienza, la giovane età, hai voluto anche difendere, no, questa nuova vita che stava nascendo, no, dentro di te. Per esserti sincera ed essere onesta su tutto questo, il disonore non volevo recarlo minimamente ai miei genitori, perché era la cosa più brutta che potessi raccontare, quello di essere in attesa di un bambino. Oggi è l'evento più bello, invece, per una famiglia, aspettare un bimbo nella propria famiglia. La mia non era una famiglia. Mio primogenito si chiama Mattia, per questo è appena dopo 4 mesi dal primo rapporto che ebbi rimasi incinta. Il caso ha voluto che Mattia nascesse anche gravemente malato e per questo siamo state vittime entrambi di una situazione non voluta. Egregiamente lo sto portando avanti da 25 anni. Hai tratto la forza, sì. Infatti di andare avanti, di dire basta, di dire no agli abusi e soprattutto hai tratto la forza al tuo interno e attraverso la creatività, attraverso l'arte, perché tu ti occupi oggi di artigianato creativo
E tra l'altro partecipi attraverso tante iniziative anche a dei corsi di formazione, sì. Tu sei insegnante, sì. Per tutti coloro insomma, che hanno vissuto dei momenti disagiati e che in qualche maniera attraverso l'arte ecco, ne vogliono uscire fuori, venire fuori. Qual è il tuo prossimo appuntamento? Allora, sono stata invitata a Polignano a Mare il 21 maggio, in effetti sarà per me la prima esperienza, mi hanno proprio invitata perché hanno visto i miei lavori tramite le mie pagine Facebook e per me è un onore parteciparvi, si terrà a Polignano a Mare, e sarà un evento molto bello che sarà pubblicizzato chiaramente sulle mie pagine Facebook. Ma non solo, Mara ha portato la sua storia, innanzitutto c'è da dire che il 25 di novembre scorso ha pubblicato un post, no, dove appunto lei denunciava questo abuso e tutto ciò che aveva subito nel corso di questi 24 anni. Ma Mara in realtà sta scrivendo anche un libro di fiabe, autobiografico. Ce ne vuoi parlare, Mara? Sì, è iniziato tutto l'anno scorso. Veramente è una cosa che porto con me da piccolina. Io ho sempre amato da piccina sia disegnare che scrivere poesie. Cioè, amo proprio scrivere le poesie perché amo anche molto leggere. E di lì ho pensato a scrivere proprio questo libro autobiografico che sarà intitolato La principessa nella torre che si affaccia sul mare. Perché questo titolo? Perché in realtà la finestra del mio salone si affaccia letteralmente sul mare. E io sono stata segregata in casa per le mie situazioni per tantissimi anni. Da dire che sono uscita fuori da questo castello immaginario da appena solo e pochi 3 anni. Ecco, da 3 anni sto iniziando a fare una vita normodotata. E io vivo le mie giornate chiuse a casa. Che cosa che facevo? La mia valvola di sfogo era l'arte, disegnare, dipingere, scrivere. E di lì mi è venuto in mente di scrivere questo libro autobiografico che parla di questa principessa e di tutto ciò che in realtà ha subito. Bene, ma non solo Mara, tu oltre l'artigianato, oltre insomma la scrittura, fai tanta beneficenza, sì. Cioè addirittura voglio dire ti sei recata nelle corsie dell'ospedale Giovanni Paolo II, no? Per donare un sorriso ai pazienti attraverso le tue opere, la tua creatività. E, che cosa ti senti di dire insomma, a tutte le donne che oggi stanno subendo delle violenze e che non hanno il coraggio di denunciare? Tu ti sei recata subito dalle forze dell'ordine, giusto? Subito no. No, dico dopo 24 sì, anni. Sì, in effetti, ho avuto il coraggio. Sei stata accolta. Sì, sì, in effetti, ve l'hai detto bene, sei stata accolta, non avete paura. Sono davvero delle persone splendide, ti fanno sentire a proprio agio. Perché molte volte denunciare qualcosa che viene fatto è come se ci denudassimo di un qualcosa il nostro, come se qualcuno ci venisse dietro a dire stai dicendo delle menzogne. Ecco, voi tutte vi sentite come se fosse delle grandi bugiarde, come se raccontaste delle cose non vere, invece no. Voi state raccontando la verità, quello che vi stanno facendo. Non è giusto che loro se la passano liscia e che dicono menzogne. Sul mio conto ne hanno detto tante, soprattutto lui. Ha raccontato che avevo altre storie con altri uomini, tutte menzogne. E questo mi ha portato, prima di tutto, a diffamare il mio nome perché io ci tengo molto alla mia reputazione. Sono 3 anni, sono una donna che va a testa alta. Non ho avuto storie con nessuno e questo mi rende ancora più onorevole nei confronti dei miei figli in primis e poi per me stessa. Non avete timore, raccontate la verità. Denunciate, io non ho denunciato nulla e ad ora ho iniziato a farlo, per questo incoraggio voi a farlo. Bene, dopo l'appello di Mara io vi ricordo che grazie all'assessore Stefania Albanese del comune di Policoro si è avviato un importante progetto dal titolo Progetto Rosa con un numero verde che vedrete in sovrimpressione e al quale io vi invito a telefonare quanto prima perché troverete senz'altro braccia giuste, insomma, per accogliere il vostro dolore. Non lo permetterò più a nessuno di farmene ancora. Non permetterò più a nessuno di sottrarmi del tempo. La vita è preziosa e meravigliosa ed io non la sprecherò. Non la sprecherò permettendo ad altri di farmi ancora del male.